commerciale angolo con via Caravaggio e siamo in una delle piadinerie più buone della zona, piadineria da Sauro e Lorella. Venite con me che abbiamo il signor Sauro. Allora. È una delle piadine più buone raccomandate dalla cucina di Pinky, sta lavorando, il servizio è eccellente. E adesso noi abbiamo già ordinato, andiamo al tavolo e vi faremo vedere cosa andremo a gustare tra un po'. Intanto ci godiamo la brezza marina perché piadineria da Sauro si trova esattamente fronte mare. Abbiamo ordinato una piadina al gusto classico, squatterone, rucola e prosciutto crudo e un crescione perché sono in compagnia oggi. Aspettiamo per essere seduti. Vedere l'interno, a parte che l'impasto, ci sono un po' di rumori perché come si diceva siamo a fronte mare e sul viale principale che è viale Carpacci. Allora, questo è il crescione con mozzarella, prosciutto cotto e pomodoro, molto molto ripieno e gustosissimo. Come dice sempre Piggy, mi dispiace non potervi far sentire il sapore, però rende già l'idea, eh? Siamo invece al piadino. Abbiamo preso il gusto classico. Allora, intanto era piadina non della Riviera, ma la piadina quella lì un po' più spessa. Guardate quanto è pieno, prosciutto, ottimo prosciutto, squacquerone e rucola, è morbidissima, davvero morbidissima e molto molto buona. È già la seconda volta che veniamo nel giro di 10 giorni. Quindi cucina di Piggy consiglia piadineria da Sauro. Buon appetito. Guardate che bella la piadina di Sauro, piadina personalizzata onde fugare ogni falsa imitazione. Bella, una bellissima idea, è molto molto buona, l'impasto è eccezionale.